cultura derivata dall'esperienza, dal lavoro di tante persone che hanno coltivato nei decenni la produzione di questo prodotto e l'hanno sublimato, l'hanno reso sempre più uniforme, sempre più dolce e hanno aumentato ancora le sue caratteristiche uniche di gustative e anche di salubrità. Posto solo di un prosciutto, un po' di sale e dell'aria che circonda l'ambiente. Tutto il resto è dato dalla capacità, dalla esperienza, dalla bravura di coloro che operano dei prosciuttai, dei maestri prosciuttai del San Daniele. Il disciplinare serve perché ci sia una maggiore uniformità, per cui non vanno bene tutti i prosciutti di tutti i suini, vanno bene solo quei prosciutti di quei suini che sono stati allevati in un certo modo, rispettando delle norme, usando sempre materie prime, soprattutto di carattere nazionale, di alto valore proteico. Alla fine si ottiene un suino e si sceglie di quei suini un range di prosciutti che diano una maggiore uniformità a tutta la produzione del comparto. Le ricadute positive saranno sicuramente quella di un prodotto con un costo più controllato, cioè i produttori di suini avranno un beneficio nel migliorare l'uniformità degli loro animali e i produttori di prosciutti ne avranno un beneficio perché useranno delle cosce che sono più uniformi, quindi potranno adottare meglio i sistemi di stagionatura. Il prodotto quindi dovrebbe costare non di più e essere sicuramente migliore.